I deponenti non sono l'unica anomalia, poiché esiste anche un'altra categoria di verbi che si comporta in modo, tra virgolette, strano. Vediamo quali. Condannare a morte i congiurati senza processo non è una buona idea, secondo Cesare. Se infatti, sostiene Cesare, a Roma sarà lecito far questo, nessuno di voi, dice rivolto ai senatori, nemo vestrum, in seguito, postea, sarà contento di questo. Hoc consilio gaudebit, si rallegrerà di questa decisione, gioirà. Soffermiamo la nostra attenzione sulla forma gaudebit, che è l'indicativo futuro semplice del verbo gaudeo, gaudes, gaudere. Fin qui nulla di strano, sembra a tutti gli effetti un verbo regolare, della seconda coniugazione in ere. Ma questo è un paradigma incompleto. Infatti, come fa al perfetto questo verbo? La decisione di condannare i congiurati senza concedere loro la possibilità della provocatio ad populum, cioè di appellarsi al popolo, sarà un fatto unico e terribile, un monstrum secondo Cesare, e soprattutto costituirà un precedente deleterio, un malum exemplum. Chi infatti qui odie Gavisus est ha gioito, domani cras lugebit, domani piangerà, dice Cesare. Soffermiamo l'attenzione sul perfetto Gavisus est. La forma è passiva, ma il significato è attivo. L'abbiamo tradotto ha gioito, non è stato rallegrato. Fin qui niente di strano, perché in fondo potremmo essere di fronte al classico verbo deponente, di forma passiva, ma di significato attivo. E invece no, perché questa forma al perfetto appartiene a quel gaudeo che abbiamo visto in precedenza. È giunto quindi il momento di svelare il paradigma completo di gaudeo. Eccolo. Gaudeo gaudes, gavisus sum gaudere. Gaudeo è un verbo semideponente, cioè deponente solo in parte. Infatti, nei tempi derivati dal tema del presente, il presente, il futuro, l'imperfetto, ha forma attiva, mentre nei tempi derivati dal tema del perfetto, perfetto più che perfetto e futuro anteriore, ha forma passiva. Il significato è comunque attivo in tutti i tempi.